Cos'è il retro gaming? Beh, per molte persone il retro gaming potrebbe essere una parola associata ai giochi vecchi, ai giochi del passato. In realtà per me il retro gaming è molto di più. Il retro gaming per me il retro gaming è finire Thunder Force 4 con una vita. Il retro gaming è trovare tutti i cuori di Zelda Link to the Past. Il retro gaming è finire Panzer Dragon Saga in giapponese. Il retro gaming è su, giù, sinistra, destra, a start per sbloccare tutti i livelli di Sonic 1. Il retro gaming è poter andare nelle opzioni e ascoltarmi le musiche e gli effetti sonori del gioco. Il retro gaming è non essere mai riusciti a trovare tutte le gemme di Story of Thor, mi mancava sempre una dell'ombra. Il retro gaming vuol dire spezzare in due dal nervoso il disco di Virtua Striker. E l'ho fatto. Il retro gaming è il giorno prima dell'esame di maturità. Andare a Milano a comprarsi Guardian Heroes per Sega Saturn. Retro gaming è rubare gli spiccioli alla nonna per andare a giocare in sala giochi ad Arkanoid. Retro gaming è finire King of Dragon con tutti i personaggi, anche se il mio preferito rimane sempre l'elfo con l'arco. Retro gaming è conoscere a memoria tutte le piste di Mario Kart, Micro Machine e Rock'n'Roll Racing. È finire Daytona USA usando il cavallo. Retro gaming è il pollo di Final Fight che ti ridava tutta l'energia. Retro gaming è il bacio tra Tidus e Yona. Retro gaming sono le sfide a F-Zero, Wipeout e Virtua Racing. Retro gaming sono i cani di Resident Evil, i chocobo di Final Fantasy e i lemming che si suicidano. Retro gaming è Sub-Zero che stacca la spina dorsale a Scorpion. Retro gaming sono i libretti a colori, le cartucce, gli adattatori e i joypad col filo. Retro gaming è aver voglia di fare un video sul retro gaming. Retro gaming sono i match di Virtual On, di Assault Suit Valken o di Zone of the Enders. Retro gaming sono le avventure punta e clicca come Broken Sword, Day of Tentacle o Roger Wilco. Retro gaming è Solid Snake che sotto la pioggia butta la sigaretta e si mette a correre sul ponte. Retro gaming sono le summon, le evocazioni o gli eoni di Final Fantasy. Retro gaming sono le storie emozionanti come quelle di Ico, di Kingdom Hearts, di Lunar, di Breath of Fire, di Grandia. Il retro gaming è tutto quel bagaglio di emozioni, situazioni, storie, personaggi che sono parte di noi e ce li portiamo dentro. E anche i titoli che state giocando adesso, proprio in questo momento, entreranno a far parte del retro gaming, come Watch Dogs, come Last of Us. Anche quelli saranno retro gaming. Insomma, ragazzi, tutto è retro gaming perché il tempo passa, ma i ricordi restano. Questo era il retro gaming per la Tana del Drago. E secondo voi cos'è il retro gaming?